definito in due parole, il CRT è quello che ha impiantato in Italia, come dire, il DNA della ricerca, nel senso che ha incoraggiato, legittimato e poi anche contribuito a formulare delle ipotesi legislative e normative per disciplinare o per creare un'area che è quella del teatro di ricerca d'Italia. Certo. Questa è la sua storia, no? Di cui ovviamente si sono avvantaggiati tutti coloro che poi l'hanno frequentata quest'area, l'hanno praticata, l'hanno coltivata. Ora, se il CRT si incrina o è costretto a chiudere o si ferma, sì, ho paura che si perda qualcosa che poi potrebbe mettere a rischio l'intero sistema. Questa è la mia paura. Perché potrebbe inclinarsi o fermarsi? Beh, innanzitutto perché è al centro di un passaggio molto delicato. Uh-huh. È l'unico centro di ricerca, o una volta si chiamavano così, adesso sono stabili di innovazione, sì, di fatto, per via del fatto che il suo fondatore non c'è più, ha cambiato direttore artistico. Perché sì, di solito in Italia, quando una volta che uno ha creato un'istituzione, si lega a quella sedia e non ci si muove più. Esatto. Ecco, questo è un vizio italiano che va in realtà combattuto. Uh-huh. Ora, il CRT, come dire, per causa, sia pur per causa di forze maggiori, sì, ha cambiato direzione artistica e intende anche avvalersi di una nuova gestione, quindi intende diventare virtuoso, sì, se vogliamo dire così, nell'impiego di risorse pubbliche per interpretare al meglio il suo ruolo. Certo. E magari fare, come dire, far da maestro, da esempio agli altri, vorremmo almeno. Ma questo succede, allora questo è un passaggio già molto delicato. In questo passaggio delicato sono successe due cose che ci hanno messo in difficoltà. La prima, non siamo più titolari del Teatro dell'Arte. Allora, noi eravamo un teatro costruito per agire su due sale, sì, sia dal punto di vista strutturale, quindi capacità di gestione e di attività, diciamo, no? Come corpo di lavoro. Certo. Sia come finanziamento, perché se ti danno 5 o 500 ti chiedono altrettanto indietro, capisci? Certo. Devi fare tanto lavoro che è misurabile con dei parametri rigidissimi. Devo fare tante recite, devo pagare tante giornate lavorative, cioè i sistemi di erogazione dei contributi, soprattutto ministeriali, sono estremamente fiscali. Sì. Ma è giusto che sia così, ci mancherebbe, o no? Certo. No, uno fa quei soldi quello che gli pare. Ovvio. Allora, per poter però interpretare al meglio e anche in senso virtuoso, non in senso semplicemente formalistico, cioè fare anche cose belle, oltre che fare cose giuste, fare cose interessanti, interpretare il tuo ruolo di ricerca. Noi dobbiamo avere uno strumento di lavoro, la prima cosa che di cui hai bisogno è una sala in pianta stabile. Il Teatro dell'Arte lo era, con tutti i problemi che ciò comportava, perché i costi erano alti, ma avevamo anche un magazzino, una sala prove, eccetera, eccetera, degli uffici, continuavamo ad avere la sala di Viadini, eccetera, eccetera. Ora, non abbiamo più la disponibilità totale del Teatro dell'Arte, il Comune si impegna, nel momento in cui è obbligato dal Ministero a restituire alla Triennale il Teatro dell'Arte, sì, si impegna a trovare una soluzione a questo problema. Ecco. Parentesi, noi siamo obbligati dal Ministero ad agire in una sala con più di 200 posti, capisci il problema? Certo, sì, sì, mi rendo conto. Invece la sala di Viadini naturalmente ne ha 90, con tutto che quella è una sala che io adoro, che io non posso non considerare una sala straordinaria, quindi non è che la rinunciamo, assolutamente. Certo. Il problema è che se il Comune, in questo caso il Comune di Milano, non ci aiuta a risolvere questo problema, ci deve aiutare in un altro modo, perché noi il magazzino adesso ce l'abbiamo a Tortona, capisce? Come? Noi siamo costretti ad affittare sale prove, noi siamo in una situazione, come dire, come se avessimo il motore che eroga i cavalli, ma non abbiamo la macchina per trasformarli in movimento. Sì. Allora, prima o poi qualcuno dirà, ma perché diamo tutti quei cavalli a quella gente? Certo. È evidente, facile, no? Certo. È facile pensare che questo è uno spreco che va in qualche modo rimediato, ridistribuendo ad altri quello che il CRT. Ora però tutto questo accade alla fine di una stagione assolutamente non piccola, non minore, non secondaria. Assolutamente. Andiamo ad altri teatri analoghi di Milano. Assolutamente. Cioè non siamo stati in difesa. Certo. Abbiamo fatto una stagione, come dire, anche di sfida delle nostre stesse forze, l'abbiamo sostenuta proprio per dire, noi siamo vivi, progettualmente siamo forti, uh-huh, ci manca un aiuto. Allora, cosa succede? Che se tu mi togli il teatro,
e mi togli anche quella parte di contributo che serviva a compensare il fatto che non ho il teatro, io muoio. Ovvio. Io muoio. Io quando è successo questo, mi sono, come dire, trattenuto su invito dell'amministrazione, come scrivo nel comunicato stampa, sì, al manifestare pubblicamente il mio stupore, certo, o la mia indignazione o la mia delusione, perché davo per scontato il fatto che dopo 20 anni di amministrazione di destra il passaggio a un'altra amministrazione comportasse degli aggiustamenti, no? Sì. Quindi sono stato rispettoso della loro difficoltà, non altrettanto loro della nostra, questo è il punto. E dopo alcuni mesi ho detto, signori, guardate che anche noi stiamo attraversando un momento difficile. E succede che poi abbiamo dato voce a una situazione tale per cui il teatro CRT, come molti teatri in Italia e sicuramente a Milano, è sostenuto perché i lavoratori lavorano gratis. Mm-hmm. E questo l'abbiamo detto e molti ci hanno ringraziato di averlo detto, perché nessuno ha il coraggio di dirlo, la gente si vergogna oppure ha paura di far arrabbiare l'ente pubblico. No, bisogna dirla sta roba. Assolutamente. Bisogna dirla, gli artisti aspettano di essere pagati da 2 anni. E non l'avete detto subito? E io ho detto, perché tutto questo ovviamente è successo a settembre, a 2 giorni dalla conferenza stampa di presentazione, io vengo a sapere questa possibile esprimere un lamento che poteva appunto mettere in difficoltà il nostro interlocutore principale qui in città, ma anche mettere in difficoltà gli artisti. Sembrava quasi una campare delle scuse, perché vorrei ma non posso, no? Certo. Io sono un abituato ad andare in scena, si va in scena con quello che c'è stasera, non è che posso, ho mal di testa o mal del piede, insomma, no, si va in scena. Certo. Così abbiamo fatto, siamo andati in scena fino a domenica ci andremo e dopo basta, però, perché siamo arrivati alla frutta. Ma adesso l'amministrazione comunale come si sta ponendo nei vostri confronti dopo allora, questo? Gli riconosciamo, lo facciamo anche nel comunicato stampa, che questo comune deve andare fiero del fatto che ha un sistema teatrale importante. Certo. E questo sistema teatrale è una ricchezza per la città che altre città ci invidiano. Riconosco anche che gli sforzi che sono stati fatti per mantenere alto il profilo dell'investimento sono importanti. Sì. Questa situazione della città e del paese è importante. Mm-hmm. Però, vogliamo che vengano fatte, come dire, che vengano stilate delle, chiamiamole, graduatorie di priorità. Certo. In questo caso il CRT senza una sede, dopo che il comune stesso gliela tolta, è in cima alla graduatoria delle priorità. È un'eccellenza il CRT nel panorama milanese ed è un'eccezionale situazione d'emergenza il fatto che non abbia un teatro dove poter investire le sue risorse. Ovvio. Quindi, siccome ci viene detto che il problema del CRT o della sede del CRT non è un problema puramente amministrativo ma è anche un problema politico, allora io ho detto, signori, ricordatevi di questo problema. Certo. Come abbiamo anche chiesto inutilmente, allora, la situazione presso l'amministrazione comunale è migliorata molto con il ritorno di Antonio Calvi, che conosce tutte queste cose. Mm-hmm. Bisogna dirlo, lui conosce esattamente la nostra situazione. Sì. Ma probabilmente in assessorato l'elenco delle priorità non è ancora a posto, secondo me. Sì. Ecco, noi lavoriamo in periferia, abbandoniamo volentieri il teatro dell'arte al suo destino contriennale, che l'abbraccio si consumi. Sì. E però metteteci in condizione di lavorare in periferia, le soluzioni non mancano probabilmente, bisogna lavorarci però. Certo. Ma da subito. Sì, da oggi. Non ci lavoriamo da subito, dateci le risorse per sopportare l'attuale disagio, perché se no verrà in mente a qualcuno il CRT è un problema che si elimina togliendolo di mezzo. Mm. Ma se si toglie di mezzo il CRT c'è il rischio che poi a cartina cadano anche gli altri, questo è il mio pensiero. Sono vaccinati da una lunga pratica del digiuno, come si dice, sì, e si aspettavano chiaramente che noi levassimo la voce per segnalare il nostro disagio. Mi è sembrato opportuno farlo in concomitanza con il 1° maggio, perché certo, questo teatro è stato in piedi e grazie a loro. Uh-huh. È assolutamente grazie a loro. Io sono addirittura, come dire, meravigliato dalla capacità di tenuta che ha avuto questo gruppo. Uh-huh. Ovviamente anche perché questo gruppo non ha dovuto affrontare solo i problemi esterni. Sì. Ma è ovvio che una volta che tu entri in possesso di una, o entri e diventi responsabile di una struttura che è, come dire, costruita e organizzata intorno a una
sì. Intervenire un po' su tutti gli aspetti della gestione. Certo. Quindi c'è da rinnovare, ci sono delle vecchie questioni da chiudere, qualche debito erariale, qualche trascuratezza, qualche cartella, che, insomma c'è un po' di roba da sistemare, no? Ci siamo messi al lavoro, ci siamo rimboccati le maniche, c'è molto lavoro da fare, perché vogliamo passare da un sistema un po' a stilo babilonese a un sistema tempesto, capisci? Certo. Di essere i primi in servizio, i primi in... e anche in invenzione, e mantenere alto il profilo del rischio culturale come bisogno di questo paese, perché il rischio culturale tiene aperta la porta al futuro, questo paese si sta negando il futuro. Certo, noi come addetti ai lavori e anche come cittadini, cosa possiamo fare per voi? Io un'idea ce l'avrei, ma non so come si possa mettere in pratica. Mi piacerebbe trasformare il CNP in una public company. Sì. Una specie di azionariato corporale diffuso, sì. E in qualche modo di tutti coloro che vogliono custodire e incoraggiare un'iniziativa di questo genere, che ovviamente è nata su altri presupposti, su altre basi, quasi privatistiche, che invece adesso deve diventare un patrimonio pubblico. Purtroppo il CRC, anche con questo problema della sala, per esempio, che non ha per esempio una base di pubblico, non parliamo di abbonati, no? Una base di pubblico solida e costante, perché è stato sempre un po' un teatro d'élite, nel senso che non andava incontro ai gusti della gente, no? Ma sì. Anzi, si preoccupava di aprire nuovi spazi al gusto, e quindi evidentemente è stato un po' un teatro aristocratico, no? Sì. Dell'aristocrazia del pensiero, o se vogliamo della cultura, piuttosto che del censo, ecco. Bisognerebbe anche qui riequilibrare un attimo, cioè far sì che anche noi riusciamo a portare a casa un lavoro con il pubblico un pochino più consolidato, un pochino più strutturato, in modo che possiamo contare per esempio su una previsione di incasso un pochino più alta, ecco, tutto questo è evidente, perché il nostro cliente, il nostro primo sostenitore è lo spettatore, no? Non possiamo essere sostenuti solo dal Ministero del Comune, certo. Non è possibile, e qui siamo un po' deboli, lo certo. Riconosco, certo. Dobbiamo avere qualche, cioè dobbiamo essere in grado di convincere più spettatori a sostenere il CRT.